Come si può affrontare al meglio il pre-release del secondo set di One Piece? Quali saranno i punti fondamentali da tenere in considerazione per questo evento? E cosa vi tornerà utile per costruire nel migliore dei modi il vostro personale deck sealed? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La data dell'arrivo del pre-release dell'OP02 è alle porte e con esso finalmente potremo mettere le mani sulle nuove carte che vedranno l'arrivo sui campi di battaglia del colore nero che caratterizzerà le forze della Marina Militare. Ma con l'avvento del lancio di Paramount War, le domande come al solito sono state molte e tra le tante, come funzionerà il tutto? Ebbene, grazie anche all'ospite d'eccezione che fra poco vedrete, andremo a comprendere i vari passaggi da tenere a mente nel torneo in arrivo agli inizi di marzo, andando inoltre a fornire ad ogni aspirante re dei pirati quali dovranno essere i punti fondamentali da tenere a mente per la costruzione di un deck sealed. Ma passiamo alle presentazioni. Salve a tutti, inizio col ringraziare l'Arconte del Crogiolo per la gentile collaborazione di questo video, fatto per aiutare chi sta entrando nel mondo del TCG di One Piece e nello specifico parlare del formato Sealed che vedremo nel pre-release di OP2. Mi presento, sono Mirko, alias Mirko Orco, e mi sono classificato secondo alla Treasure Cup di Birmingham in Inghilterra, portando il mazzo verde di Kid e con un risultato di 11 vittorie e 2 sconfitte, incontrando, come mi aspettavo, un meta con molti giocatori di Kid, Kaido e Rossi, e strutturando una lista strana ma funzionale con molti blocker e come win condition Kid da 8 e il leader. Per chi fosse interessato a una lista di Kid, ci sarà una deck profile questa domenica sempre qui sul canale. Ma adesso, parlando di cose serie, passo la parola al nostro Arconte del Crogiolo che ci illustrerà le regole del Sealed e i vari punti fondamentali per la costruzione di un mazzo Sealed. Grazie a te Mirko per la tua disponibilità. Inoltre volevo anche ringraziare Matteo Don Quixote Rossi, dal quale è partito il concetto di base del contenuto odierno e per essere stato colui che ha svolto la funzione di tramite tra il sottoscritto e il vicecampione ospite quest'oggi. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo quali saranno i punti fondamentali da tenere in considerazione sia in un torneo che nella costruzione di un mazzo sealed. Andiamo a dargli un'occhiata. Nel formato sealed ogni giocatore aprirà un numero prestabilito di pacchetti da un set specifico, costruendo con le carte contenute nei booster pack il proprio mazzo, andando ad utilizzare solamente le carte che troverà. Al contrario del formato standard, potrete ignorare la restrizione della tonalità presente sul leader per la costruzione del deck, includendo quindi all'interno del mazzo carte di ogni colore. Il numero di pacchetti suggeriti sarà pari a 6 ed ogni partecipante dovrà utilizzare lo stesso numero di booster. Potrete inoltre adoperare il vostro leader preferito, proveniente anche dal set OP01, da impiegare durante l'evento. I giocatori saranno pregati di portare con loro 10 carte don per partecipare al torneo. Dopo aver aperto i 6 pacchetti, si procederà alla costruzione di un deck di 40 elementi. Non ci sarà la lista di bandite o limitate e si potranno includere nel mazzo tante carte quante se ne desidererà utilizzare. Non sarà presente il limite di 4, quindi 5 o più copie della stessa carta potranno essere incluse nel mazzo. Il formato suggerito per i match sarà a turni di Svizzera, in modo da far scontrare tra loro i giocatori con lo stesso tasso di vittorie. La side deck vedrà le carte sbustate e non incluse nel mazzo farne parte. Tra una partita e l'altra, i giocatori potranno cambiare gli elementi presenti nel side deck con quelli del mazzo. Gli aspiranti re dei pirati, inoltre, potranno effettuare tutti i cambi che vorranno, purché il numero totale delle carte nel mazzo resti lo stesso. I giocatori potranno mantenere il possesso delle carte trovate nei pacchetti. Regole di gioco speciali.
Tutte le restrizioni presenti sui leader si applicheranno normalmente, inclusi gli effetti che specificheranno il nome o il colore di una carta. Ad esempio, se il vostro leader sarà Doflamingo, potrete selezionare solo carte personaggio con tratto The Seven Warlords of the Sea quando attiverete la sua abilità. Altro esempio, quando utilizzerete l'abilità di Crocodile, le carte evento blu nella tua mano costano uno in meno per essere giocate. In questo caso potrete bersagliare solo event blu e non di altri colori. Quindi, dopo aver visto tutti gli step da tenere a mente quando si parteciperà ad un torneo di questa categoria, sempre attraverso l'esperienza di Mirkorko, scopriamo quali saranno i 5 settori da prendere in considerazione per quanto riguarderà la costruzione di un mazzo Sealed. Scelta del leader. Si potranno utilizzare leader e starter deck delle espansioni precedenti, oltre alla possibilità di utilizzare campioni appena trovati. In generale si consiglierà di adoperare carte appartenenti a questo compartimento con effetti indipendenti, ad esempio Kid, che avrà la possibilità di sferrare un doppio attacco, Crocodile, che permetterà di rimbalzare in mano un character avversario fastidioso, Luffy, che consentirà di utilizzare un don esaurito, e Zoro, che andrà ad aumentare la potenza dei personaggi presenti sul terreno. Mentre si sconsiglierà di optare per altri leader, poiché avranno bisogno di interagire con carte del mazzo che potreste non trovare durante il Sealed. Blocker. Saranno fondamentali per proteggersi da grandi attacchi a cui non si potrà avere una risposta immediata o difendere un elemento importante per la vostra strategia di gioco. Qui potrete trovare alcuni dei character di OP02 da includere nel mazzo. Counter. Così come i blocker, queste carte svolgeranno un ruolo fondamentale per proteggere il leader o un vostro personaggio da eventuali offese rivali. I counter potranno essere di due tipi, personaggi ed event. I primi li troverete attraverso una cifra numerica riportata sul lato sinistro della carta, dove sarà indicato più 1000 o più 2000. Nella costruzione di un mazzo quindi si dovrà considerare di avere un numero abbastanza folto di personaggi con questa peculiarità, per potersi proteggere dagli attacchi dell'avversario. Calcolate almeno 2/3 dell'intero reparto character. Mentre gli event non solo vi difenderanno dalle offensive nemiche, ma possiederanno anche dei trigger che, se innescati al momento giusto, vi offriranno un vantaggio notevole. Qui potrete trovare alcuni dei counter più importanti, sia personaggio che event, da includere nel mazzo. Attaccanti. In questo formato si tenderà ad utilizzare personaggi senza abilità, a meno che non possiederete carte con effetti versatili che forniranno vantaggio o svantaggio carte. Ne parleremo nel prossimo punto. Questo perché avranno un costo basso e un valore di attacco elevato, e quindi più performanti durante la battaglia. Qui potrete trovare alcuni degli attaccanti più importanti da includere nel mazzo. Vantaggio carte. Effetti importanti. Se avrete la fortuna di trovarne qualcuna, queste carte saranno fondamentali perché vi daranno la possibilità di usufruire di un vantaggio carte, cosa importantissima in un TCG, o di tagliare le risorse avversarie, oppure, più semplicemente, togliere di mezzo un elemento presente sul campo di battaglia rivale. Qui potrete trovare alcuni dei character che vi forniranno vantaggio carte o con effetti importanti da includere nel mazzo. Prima di concludere, ci tenevo a ringraziare ancora una volta Mirkorko per tutte le informazioni utili che ha gentilmente messo a disposizione dell'intera community di One Piece. Senza di lui questo video non sarebbe mai stato realizzato. E voi come affronterete questo pre-release? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.